parla delle vittime di mafia che ci sono stati in tutti questi anni, delle 16 che abbiamo riportato qui, sono quattro parallelepipedi, appunto, quindi ogni faccia ricorda delle vittime. La prima che abbiamo messo in apertura è quella di Francesco Ferlaino, nostro cittadino, concittadino e giudice, che è stato il primo giudice ucciso in Calabria. E poi ci sono Morvillo, ci sono Borsellino e tanti altri, insieme ad altre vittime civili calabresi, altre personalità. L'idea era per questa edizione, in realtà anche l'anno scorso ci avevamo provato, poi arriviamo sempre un po' affannati, quindi però quest'anno ce l'abbiamo fatta a portare trame in giro per la città. È un'idea che nasce dalla volontà di portare i contenuti del festival al di fuori dai luoghi tradizionali. E qui al Tribunale, in un'edizione che è intitolata alla memoria, quindi a futura memoria, riprendendo il libro di Sciascia, non poteva avere più senso, perché qui è il luogo della giustizia, è il ricordo delle vittime delle mafie, e quindi, come dire, in un luogo come questo costruire memoria ha ancora più senso. È nato, ovviamente non poteva che nascere come un fenomeno locale, ma si è di essere un fenomeno che non è locale, non lo è più, ma un fenomeno nazionale. Questo lo riscontro anche sulla base delle presenze sempre più illustri sotto il profilo della popolarità e dell'importanza culturale che ogni anno ci onorano, lo dico da lamentino, della loro presenza. Gli anni scorsi ricordo ovviamente il dottore Gratteri, nasce come fenomeno locale, nel senso che comunque, come sappiamo bene, è esercitato benissimo a Catanzaro, adesso è a Napoli, ma è un fenomeno, tra virgolette, fenomeno nazionale per il modo di gestire l'organizzazione della giustizia, delle procure, e quindi per la lotta per il vero reale contrasto alla criminalità organizzata. Siamo qui ed è importante essere qui. Il Festival Trame, che in questi 7 anni ormai ho visto crescere a dismisura, è una di quelle cose belle che sono certo mi accompagnerà per il resto dei miei giorni, uno dei ricordi più cari che avrò di Lamezia Terme, per l'importanza e per il suo significato, l'importanza di esserci qui oggi, sebbene relativamente poche persone, è importante perché si traduce in quello spirito di appartenenza, in quella sensazione e consapevolezza di appartenere ad una comunità a cui dobbiamo tanto e per cui dobbiamo fare tanto. Perché vedete, le mafie è vero che si autofinanziano con i crimini che commettono, la 'Ndrangheta è considerata quella più ricca al mondo grazie al primato, alla leadership mondiale nel narcotraffico, specie di cocaina. Però le mafie si nutrono principalmente dei nostri silenzi, della nostra indifferenza, delle nostre equivocità, e ahimè, in alcuni casi anche del nostro consenso. E questa poi alla fine della giostra, la linfa vitale che li alimenta. Ecco perché dobbiamo sconfiggere innanzitutto, più che le mafie, la cultura mafiosa. La mafia è una malattia, qualcuno l'ha definita la mala pianta, è un tumore, è qualcosa che va combattuto, e tra l'altro è un fenomeno che non è solo meridionale, ovviamente, che si nutre di tante situazioni critiche. Si nutre, per esempio, anche di quello che può essere un malessere sociale, una situazione di diseguaglianza sociale. Noi nel nostro piccolo, io parlo degli avvocati, noi siamo i soggetti che nell'ambito di un processo, fin dalla fase delle indagini, andiamo ad assistere anche persone, tra virgolette, delinquenti e mafiosi. E ogni tanto il dispiacere nostro come avvocati è che
veniamo additati come coloro che sono dalla parte delle mafie. Non è così. L'avvocatura, che sia chiaro, io questo volevo essenzialmente dire, è contro ogni forma di illegalità, è contro ovviamente questa forma di illegalità che è particolarmente aggressiva e anche ambigua. Da magistrato ora apprezzo ancora di più questo evento e veramente sono convinto che Trami sia bene comune, cioè Trami è diventato bene comune della città di Lamezia Terme, è diventato bene comune di un'intera regione, di un intero paese. 13 generazioni di giovani lamedini che nel loro percorso di crescita si affacciano ai problemi della collettività, maturano la coscienza sociale e quindi vengono coinvolti da quelle che sono le dinamiche della vita quotidiana di ciascuno di noi, odono la voce di Trame che si unisce a quella di tutti gli altri operatori di legalità. E questo non è mai scontato in una realtà come la nostra, in cui usciamo da anni bui e è necessario ancora di più un percorso di crescita collettiva nella legalità.